alcune persone ci hanno messo veramente del loro per distruggere, i rapporti tra me e il Presidente della Regione, il quale però ce l'ha messo troppe di suo perché i rapporti venissero distrutti. È stato molto poco leale nei confronti di tutti i partiti, non solo del nostro, perché parlando con tutti gli altri dicono tutti la stessa cosa, quindi un motivo ci deve essere stato. E poi ricordo ancora una volta, è troppo facile, lo dico proprio guardando la telecamera, immaginando che ci possa essere di fronte il presidente Musumeci, è troppo facile passare 5 anni dopo che i partiti ti hanno scelto per fare il presidente della regione e tu hai fatto finta che questi partiti non ci fossero, anzi, hai dato senso di insofferenza nei confronti di questo partito, avevi tutto il diritto di farlo, ma non ricercare più. Perché questo diventa veramente ridicolo. Avete detto che il vostro partito sono i cittadini, un altro degli errori che ha fatto la Galla. E i partiti e il Parlamento sono le due basi della democrazia. Sono le due basi assolute su cui si fonda la democrazia in tutto il mondo. I partiti, perché sono i rappresentanti del popolo, ognuno in maniera diversa ovviamente, il Parlamento perché controlla quello che invece potrebbe fare uno solo e diventerebbe perfetto, bruttino, come dire, esatto, come soluzione. Quando si detestano i partiti e si ha fastidio del Parlamento, ho paura. Ma in ogni caso, da uomini, se hai detestato una persona, un partito, più partiti per 4 anni e mezzo, è una vergogna che poi li chiami dicendo che sono loro disonesti perché non ti vogliono votare. Ci dovevi pensare un po' prima a non farti odiare da questi partiti per il comportamento che hai avuto. Dopodiché, ripeto, anche su questo, se il mio partito mi dirà che bisognerà votare per Musumeci, forse non mi candido, ma certo. Se sono capo di questo partito farò quello che mi dicono di fare.